Amici telespettatori bentrovati, eccoci un altro appuntamento di 16 Live e questa volta facciamo storia perché trattiamo di un argomento davvero interessante, non fosse altro perché la nostra storia, quella degli italiani, ci porta eh, già a fine 800, primi del Novecento in America. E dovete sapere che in America c'è un movimento davvero interessantissimo e soprattutto numerosissimo, stiamo parlando di oltre 24 milioni eh, di persone che vivono in America e sono distribuite poi in tutto il mondo e che hanno origini italiane. Ecco perché oggi parleremo dell'Osdia. Che cos'è l'Osdia? Nasce nel 1905 l'other and daughter of Italy in America. E' questa naturalmente la traduzione. è la più grande organizzazione degli Stati Uniti a supporto dei cittadini americani di discendenza italiana. Pensate quanti in questo momento davanti alla TV si stanno ritrovando perché hanno dei parenti in America. Allora, andiamo a salutare, pensate, il GOTA, il presidente dell'OSDIA americano, Michael Polo. Grazie. Welcome. Grazie, grazie. Poi saluto Tiberio Mantia perché nel... 2022 nasce eh, Osdia Palermo. Ben trovato. Buongiorno, grazie. Buongiorno. E ancora sempre dall'America quindi il gota eh, della rappresentatività, il presidente di eh, Sano Vitaly Foundation Joe Sciame. Buongiorno, buongiorno, grazie. <ride> naturalmente un po' di italiano c'è perché le origini sono quelle. Però, naturalmente, noi ci parliamo anche di Tiberio che ci farà un po' da traduttore. Allora, partiamo intanto con il presidente al quale chiediamo uh, the story of the Osdia. Please. So our organization was founded in 1905 by Vincenzo Salato, who was from Cis Sicily, and it's our 119th anniversary uh, uh, of the organization. Quindi nasce tutto questo Tiberio nasce, tu che sei nasce, una, un profondo sei uno storico ormai, no? Esattamente, sì. Eh, appunto, nasce nel 1905 a New York, fondata da Vincenzo Sellaro, che famoso è, medico di Polizzi Generosa. Polizzi Generosa, esattamente, mm. esattamente, che eh, fece un po' questo gruppo uh, di italiani per mutuo soccorso. Lo, lo scopo era quello di eh, avere una rappresentanza italiana importante, perché in quel periodo gli italiani non erano considerati molto bene negli Stati Uniti, però. Eh, hanno fatto un po' appunto mutuo soccorso, quindi gruppo, per, per aiutare appunto l'italianità e l'essere italiani in America. Avevo un sogno che si è avverato. Il, il sogno era che poi gli italiani avrebbero aiutato la, la nazione, gli Stati Uniti, a diventare quello che poi è diventato. Uh, uh, fammi chiedere al presidente uh, dell'OSDIA uh, where is the object of uh, OSDIA? So our organization is built uh, on the pillars of uh, we, we we support the Italian American uh, community and we we uh, through through uh, raising money for um, um, for um, to to help the community and to and to grow and then uh, our our national president of our foundation we raise money to give away for charities and for. Um, um, Cioè, loro oh, sì, praticamente loro... sono operativi perché? Sono operativi, lo, lo scopo è quello di aiutare il Lito americano, appunto, anche con. La... Eh, da, tu, da tutti i punti di vista. pare che ci siano delle borse di studio anche. Sì, infatti per... la fondazione, appunto, la Sons of Italy Foundation, lo scopo è quello di soprattutto di eh, raccogliere somme per, eh, per le borse di studio anche di italiani che sono qua in Italia, che studiano nelle scuole americane qui in Italia e, e italiani e italoamericani diciamo eh, negli Stati Uniti appunto, che, per aiutare anche. Eh, gli, gli italiani, cioè gli americani di scendenza italiana, a questo proposito infatti loro organizzano ogni anno ormai da 35 anni a Washington DC una, una, un gala dinner dove... Fra gli ospiti hanno avuto anche Bill Clinton, hanno avuto i, le, le migliori, i, migliori diciamo, personalità. È una grande forza e, americana perché fa i numeri, questo, cioè, Voglio dire, è una forza anche politica, po forza se politica, possiamo dirlo tra virgolette. Tant'è che la sede, la sede legale dell'associazione è proprio a Washington DC, dove ci sono tutti gli uffici, dove c'è un'organizzazione. Abbiamo anche il direttore esecutivo che è Sheila Kesel che si occupa anche proprio dell'organizzazione amministrativa dell'associazione. Della, dell che è una cosa seria. Mr. Shames, uh, what is the object of foundation? Um, well, the Sons of Italy was fond of in 1905. And all those years we raised much money, but in 1959 in the United States, 65 years ago, it is our anniversary year, the foundation was formally established. Through this foundation, people, individuals, can make donations, create scholarships in their name, which they, becomes uh, more tax free. So this way they do not pay as much taxes, they write it off and through these scholarships we have established a very firm foundation we own a building in washington d.c the foundation owns a beautiful uh, brownstone building that is worth millions of dollars and then on top of that each year tuttiani uh, people they donate money so for example la Familia di polo they established several years ago a scholarship $100000 and then we have, we have about 20, uh, 20 families that have done that. And through the scholarships this year, Maggio 23, we have a big uh, NILA Gala, National Education Leadership Awards Gala, where we will be giving out $175,000. At that same night, we honor La Regione di Sicilia. So it will be a very, very special evening, May 23rd. Tutto sì. questo naturalmente per confermare che poi una fondazione ha gli stessi obiettivi delle nostre fondazioni esatto. insomma in America, però eh, dirette da eh, persone che hanno origini italiane. Esatto, per noi è be fondamentale. bellissimo, infatti come, come diceva Giosciame, Gio eh, quest'anno oh, la cosa bella è che durante il eh, Nila Gala, Gala Dinner ci sarà fatto un omaggio alla regione Sicilia come regione, è un'iniziativa che è venuta da loro, non da me. Che sono siciliano di Palermo e che mi ha sorpreso insomma positivamente. E che sei il presidente del Capitolo, lo diciamo sì. per i telespettatori che magari può sfuggire qualcosa. Eh, lo stiamo facendo anche questo, questa comunicazione, la stiamo facendo per capire che c'è uno strettissimo legale esatto. tra Sicilia e America. Mm -hmm. esatto. Perché parte proprio da qui questa grande organizzazione. E questo può dare un contributo tanto che. Mi pare che ci sono degli incontri, loro sono qui già da due o tre giorni, sì. e ci sono degli incontri con il sindaco di Palermo, eh, a Polizzi siete già stati? Sì, abbiamo incontrato anche il sindaco di Bagheria, incontreremo oggi il sindaco di Palermo. A Polizzi siamo stati, eh, ieri siamo stati a Polizzi, abbiamo, eh, abbiamo fatto visitare un po' la, la città e sono stati benissimi, benissimo, è piaciuto tantissimo. E poi andremo pure a Lars uh, per una visita ufficiale, anche a Lars. Quindi... Allora, prima di questi appuntamenti, Presidente, cosa pensate di Sicily? Well, through our members, we've, we've been visiting a, 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 a lot of organizations, and um, everyone has been welcoming. And we're, well, many of them will be coming to Washington, D.C. on, on May 23rd to join our event. I believe there's going to be two or three tables full of them. And, um, and, and so, this, this whole uh, uh, meeting for us to come here was to solidify that relationship so that we can grow it. And on the following day, we'll actually have a whole Sicily Day where we're going to have organizations from Sicily represented uh, that, that can, can show their wares and, and we can explain it so we can be doing a lot more collaboration with the United States. Finalmente riusciamo sì, sì. a creare quindi dei, dei sì, sì. rapporti davvero molto, molto importanti eh, per la politica e per l'economia. Esattamente, perché, infatti anche per questo noi come gruppo siamo anche presenti a questa, durante questa, questa cena di gala, siamo un bel po', circa 10 di noi andranno a Washington per cementare ancora di più questo rapporto con, con Osdia americana, e quindi promuovere anche la Sicilia, ci saranno fatte una serie di eh, manifestazioni in questi pochi giorni che saremo là dove proietteremo delle immagini della Sicilia, daremo dei, delle brochure, faremo capire cos'è la Sicilia in tutte le sue declinazioni, dal punto di vista della tradizione, della storia, della cultura, dell'imprenditoria, del turismo, della ricerca delle radici, perché adesso si parla. Perché molti non... di loro sono discendenti, sì. cioè non sono, eh, sono nati, nati in, in Italia, sono nati in America, ma sono di origini italiane. Questo lo diciamo Infatti, per, per chiarire infatti dico, loro amano moltissimo l'Italia, forse forse più di noi, anche se... Ehm, diciamo, io non ho dubbi so... su questo, <ride> che, che loro lo amano di più di noi sicuramente. Sono sicuro di questo per quello che Mister ho detto. Mr. Uh, do you like Sicily, <ride> architectural? Sì. Io, io piaccio la Sicilia perché i genitori, come from Sambuca di Sicilia a oh. e Prizzi and Palazzo Adriano. Ah. So I am a Palermitano. like in But I think what's so important about our being here, as with yesterday, when we went to Polizia Generosa, is the first time, primo, first time national president yeah. come to La Sicilia uh, ever since the time of Dr. Vincenzo Salaro. Vincenzo so that yesterday Vincenzo. was very important day. As for Palermo, it is a city of vitality, energy, a giovane, many, many people. And as I said yesterday, I find that La is a sleeping giant. Mm -hmm. It's important of, for you uh, that the young study Italian language. <laughs> yes, in America, the Italian language is being studied. It probably is now the third most important language after the Spanish and after the French, more. But then Italiano, uh, and we spend a lot of money. We have invested money. In advancing the students in high school and in college to promote the study of the Italian language. For me, uh, we were not encouraged to speak the Italian because when our grandparents came to America in 1905. Do you, you speak uh, uh, Sicilian language? A little bit, a little bit. One it's word. probably in the back of my one head. Word. One word, ipicilidi. i picciliddi. I picciliddi. <ride> sì, 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 non Bellissimo. bambini. <ride> allora, Tiberio, chiudiamo il nostro tempo, eh, si è concluso, chiudiamo con gli appuntamenti, perché ce ne sono diversi, sia per quanto riguarda Palermo che per… Eh... Sì, allora, mh, più, più tardi abbiamo appuntamento col sindaco, anche con l'assessore Anello, e fra l'altro volevo dire che l'assessore Anello, recentemente, è stato a New York e poi gli ho messo in contatto con eh, Washington, con i nostri amici appunto da Washington, è stato ospite appunto la, eh, nella nostra sede di Washington ed è piaciuto tantissimo, ha capito anche la potenzialità perché è un'associazione grossissima e, e che ci rappresenta molto bene. Eh, e poi abbiamo un appuntamento all'assemblea regionale dove ci sarà un incontro istituzionale anche là anche perché in eh, sì, funzione di sì. quella volontà esatto. di aiutare anche esatto. la regione Sicilia e questa poi, è una cosa bellissima e poi probabilmente anche un appuntamento in confindustria ma ancora stiamo definendo e, e quello che mi preme sapere quando andiamo in America? noi andremo dal 22 al 26 maggio saremo, rappre rappresenteremo la Sicilia avremo il nostro spazio e promuoveremo la Sicilia bene, bene Thank you Mr. Polo, thank you uh, Mr. Sciame, grazie a Tiberio grazie Mantia a naturalmente per questa opportunità di conoscere questa grandissima organizzazione. Eh, ne sentirete parlare ancora molto perché c'è una grande espansione in Italia, c'è questo rapporto che per noi è importante ovviamente per tenere eh, questi contatti con eh, gli Stati Uniti. Grazie a tutti per aver seguito questo appuntamento e ci rivediamo alla prossima.